Dalm, ma ci ho pensato leggendo questo fumetto. Quanto figo sarebbe avere un Ghost Rider italiano con la Vespa. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mondo virtuale speciale. Sono Maga, lui è Dalm. Oggi nuovo Maga consiglia sui fumetti. E abbiamo il ritorno di Ghost Rider, come Dio comanda. Commentate, condividete, mi piacete questo video, più non posso. Perché? Personalmente era dai tempi della strada per la donazione che non mi gasavo. Esatto. Il re dell'inferno. Qua, il nostro Johnny è il re dell'inferno. Esatto, spodestato Mephisto e in più non c'è solo il Ghost Rider di Johnny Blaze, o meglio, non c'è solo Johnny Blaze che ormai è diventato appunto il re dell'inferno, ma c'è anche il secondo, storicamente il secondo Ghost Rider, che è Benny Cash. Quindi ragazzi, abbiamo una full immersion nel mondo di Ghost Rider. Allora, premettiamo già, artisticamente mi piace molto. Il disegnatore, o comunque i disegnatori, qua il lavoro è stato fatto, leggi di te perché se no io sbaglio sempre. Allora, dovrebbe essere Ed Brisson, Aaron Fuder e Juan Frigeri. Bene, hanno fatto un bel lavoro dall'inizio alla fine per dare il giusto lustro al ritorno del personaggio. Mi sono piaciuti i disegni, i colori, tutto quanto dall'inizio alla fine, e devo dire che si sposano veramente bene con gli inferi, con la dannazione, con i demoni, eccetera. E non è splatter, o meglio, è un po' splatter, ma non è splatter cattivo. Quindi si fa leggere benissimo da tutti. Ed è, secondo me, un ottimo volume anche per iniziare a leggere questo bellissimo personaggio. Allora, premessa. Vai, Dalma. Premessa. Vai. La premessa è: Johnny Blaze è diventato il re degli inferi, quindi Mephisto è stato rinchiuso chissà dove. Il problema è che, per aiutarlo, cerca di chiamare Danny Ketch, che non vuole mettere bocca negli affari di Johnny Blaze. Quindi Johnny Blaze cosa fa? Gli tira via il potere dello spirito della vendetta. Sì, quindi... esatto, sì, andando avanti. Comunque, chissà dove lo scoprirete, lo dicono dov'è. Sì, dov'è, non fa spoiler. Ecco, perché è protetto dal Dottor Strange, ma anche da Wong, il suo mitico monaco guerriero. Che mi piace tantissimo, cioè i disegni che hanno utilizzato anche per creare le arti mistiche sono veramente fighi. Cioè, era da un pezzo che non vedevo un Ghost Rider così bello e carismatico. Il Ghost Rider, quello in auto, addirittura non mi ricordo neanche il nome, forse c'era scritto anche in inglese. Si chiamava Robbie Reyes. Ecco, mi ha fatto affanno. Ecco, rivedermi Ghost Rider serio, finalmente io ho esultato praticamente in tutte le pagine, anche perché essere il re dell'inferno non è una cosa semplice, ti cambia e sta cambiando anche il nostro protagonista, anche l'estetica. Ecco, sì. È figo veramente. E dopo sono veramente quattro numeri in croce, lo leggi non dico 30 secondi, ma lo leggi veramente in poco tempo e ti lascia proprio lì. Poi nella costina non c'è neanche scritto uno, anche se sappiamo che è il primo volume, perché ti lascia lì, cioè tu tutte le vicende vengono concluse, però sai che succederà il finimondo dopo, perché viene introdotto anche un nuovo, o meglio un personaggio che va a sconfiggere i Ghost Rider, però non ve lo diciamo chi è. Esatto, perché quindi, sennò vi perdete tutto. Quindi appunto la trama, come ve l'avevo raccontato io, si ferma lì perché sennò sono un po' più spoiler. Contiamo del suo una roba, perché il re dell'inferno torna sulla terra, quindi perché Ghost Rider torna sulla terra? Perché i demoni sono scappati dal... e lui vuole riportarli indietro in maniera un po' bruttalina. Però ci sta, comunque avete capito, perché sono quattro volumi, quindi è difficile anche non raccontare la storia senza farvi troppi spoiler, però avete capito il nocciolo della questione ed è figo. Basta. Non voglio dire altro. Io invece mi ricollego al fatto dell'estetica del volume. Voi pensate di essere in fumetteria, vi vedete questo volume Ghost Rider è l'inferno, bello, non c'è il numero in costina, fantastico. Inizia a leggerlo e arrivi alla fine che è tutto quanto buttato lì. E che non sai, non ci sono più domande che risposte e dici: maledetta Panini, perché non mi hai messo un uno qua? Che almeno partivo già con l'idea che
dovrò aspettarmi anche un seguito. Su questo bisogna dare atto a quello che dice Dalmo, perché è vero, nel senso, se mettevano comunque il numero sulla postina la gente capiva che era una storia che continuava. Comunque bello, mi è piaciuto, e scava anche un po' nella psicologia di Danny del secondo Ghost Rider, che si trova ad avere un bar e arriva la sua ex, che è una poliziotta. Insomma, capite i soliti intrighi alla Marvel che concatenati portano alla conclusione. Comunque il nostro buon Ghost Rider ne combinerà buon. Sì, ne combinerà tante, specialmente alla fine. Alla fine direte: ma perché non vanno avanti? Io voglio vedere cosa succede adesso. Ed è un po' il motivo anche perché ve lo consigliamo, perché è veramente, veramente, veramente figo. Quindi, noi abbiamo finito di consigliarvi questo fumetto. Speriamo di avervi messo la voglia di andare ad acquistarlo prepotentemente in fumetteria, magari a cavallo di una bella moto che sputa fiamme dalle ruote. Una Vespa! Mangiato pizza, mandolino e sole... solo umaro mondo. Esatto. E vi invitiamo ad iscrivervi al mondo virtuale Office Italia su Facebook e su YouTube. Qua su YouTube c'è la campanellina, con un colpo di catena infuocata l'attiverete e resterete sempre informati su tutti i nostri video. Noi facciamo tante cose qua su YouTube, ma siamo attivi anche sui nostri social, io su TikTok e Instagram, Dario su Twitch. Quindi se volete seguirci, nella descrizione del filmato troverete tutto quanto. E mi raccomando, espandete appunto la descrizione anche per contattarci se avete voglia di chiederci qualcosa privatamente. Cercheremo di rispondere, perché state diventando tanti, ragazzi. Difficile. Siete 20.200 presso poco. Anche negli altri social network sta diventando veramente difficile, però magari faremo delle live, magari programmeremo delle live quando Dario tornerà dalle ferie, dove magari faremo proprio dei giorni domande e risposte, perché sennò è veramente dura rispondere a tutti quanti. Grazie mille ragazzi, Einstein che sono virtuali ed è GTV. Ciao amici. Ciao ciao.